L'abbraccio del primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, a mamma Rita, se l'è goduto appena 20 anni il suo Filippo, falotico, per poi vederlo morire, schiacciato dalla gru su cui lavorava con tanta passione. Centinaia di persone hanno aspettato l'arrivo davanti al Duomo di Torino della salma dell'operaio 20enne che sabato scorso ha perso la vita insieme a 2 colleghi, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, in via Genova, mentre lavoravano al rifacimento della facciata di un palazzo. Le parole le ha trovate l'arcivescovo Cesare Nosiglia. Perché è inaccettabile in un paese che vuole essere tra i più avanzati si debbano registrare così tanti e così gravi episodi di incidenti e infortuni sul lavoro. E il ricordo inevitabilmente torna su un'altra tragedia sul lavoro che ha investito Torino 14 anni fa. E non dimenticheremo che non vogliamo dimenticare. Possiamo dire veramente come non dimentichiamo e non abbiamo dimenticato i morti della T7. A Torino è lutto cittadino, le bandiere a mezz'asta negli uffici comunali e il servizio di accompagnamento della Polizia Municipale delle Salme. I funerali delle altre 2 vittime verranno invece celebrati nei paesi di provenienza, Cassano d'Adda e Carugate. Per Filippo, un ultimo bacio al letto di rose bianche sulla bara.